Felice regresso, figli della me. Come state? E come stai, Lovar? Guarda, io ho fatto una notte in bianco perché ho fatto un sogno bruttissimo e non sono più riuscito ad addormentarmi. Aspetta. Hai sognato un'auto blu a Budì da Budà. Tu guarda qui e guarda là. No. Peggio. Perché comunque auto blu ormai sappiamo come fare, no? Cioè, tu basta che setti l'autotune male, le distrai e scappano. Sì. No, ho sognato che c'era un Vicidones. Sì. Con un altro Vicidones che gli faceva il beat. Quell'altro Vicidones com'era, però? Di che colore? Era un po' così oro saiva. Ho capito. E ha chiamato, no, un altro bambino malandrino, che il suo fratello c'ha il ferro perché fa la guardia giurata. E niente, ho capito che c'erano sti qua che facevano una canzone su quante sigarette fumavano nei club a bersi gin tonic anacquati dal ghiaccio. Si scopravano le tipe e me la facevano passare come uomini vissuti di strada e anche un po' di malavita. E quindi ho detto, mica che incubo brutto. Vabbè, cominciamo ad ascoltarla allora, perché io sono curioso. Questa cosa iniziamo ad ascoltarla? Chic featuring Shiva, praticamente è Jaime, ormai è partito per la tangente, spara un pezzo al mese e quest'oggi lo spara fuori con Shiva. Ma allora il mio è stato un sogno incubo per il monitore? Eh sì, pensavo avessi letto la news da qualche parte. Era troppo questo specifico. È l'incubo che ho fatto, per quello non ho dormito, non vedi che faccetta che ho? Raga, se vi è piaciuta questa reaction scrivete qua sotto anche i vostri commenti, cosa ne pensate, soprattutto perché sarà molto contrastante il nostro parere dal vostro, quindi scrivetecelo qua sotto, fateci sapere, apriamo una discussione importante e se li volete gli Arcade Boys di 3 anni fa, ditecelo qui sotto. 2, 1, vai! Chic, Jaime. Sempre a full trap? Oh, Henry. Sono chic, non preoccuparti se non da te. Tu sei la meglio bitch. La meglio bitch. Io faccio il meglio rap. Sei qui, sai che torno da te. Meglio rap. Dimmi dove vai. Compra una pistola. La mia tipa fa bene, anche se non ce bisogno, la faccio, Dani. Bravo in me, cos'altro gli importa? Dimmi, sempre più lontano. 5 anche 6. Anche 7, 8. Qui c'è del sociale col 5G. Non sono grande. Hai legato i capelli come mai fino ad ora. Non sto cercando affatto di star sotto le lenzuola. Scavo e vuoi accanto nel tuo bed. Non è male, eh? Non con la verità. Per te è bella da favela. Ma per te è bella da favela. Ma fotti. Bella da favela, quindi mangio la moneta. Fare a gara per, non voglio che questi jeans si dicano. Ma chic, cosa pensavi te? Giusto G, tu sei la meglio bitch. Non ti ricorda Yarul? Di cosa spera? Cazzo, cazzo, ma il mondo in generale, no? Sei la meglio bitch, io faccio il meglio rap. E poi lasciamo respirare la base. Che un po' le orecchie lasciamo respirare, le minchiate. Boh. A me non è dispiaciuta perché riprende l'R&B di qualche anno fa, americano. Mi ricordava un po' quella roba di Yarul, Clebone, di lui che era meglio rap e voleva la meglio beach. Vorrei capire un attimo. In Italia, in italiano suona veramente strano. A me quando mi dici sei bella da favelas, mi viene in mente una che ciavatte che va a rovistare nella monnezza perché nelle favelas non hanno da mangiare, si pippa la colla e c'ha la rogna perché non c'hanno l'acqua per lavarsi. Quindi non è tanto un complimento. Perché c'è questo in Italia? C'è questo abuso della parola favelas come se fosse una cosa esotica. Perché non la viviamo? Perché non si vive all'interno della mentalità italiana una vera situazione da favelas. E non è tanto difficile, basta andare tranquillamente in qualsiasi campo recuperato dove ci sono all'interno i ragazzi extracomunitari. Noi a Novara, per esempio, abbiamo l'ex rimessa dell'alta velocità, dove all'interno c'è una situazione gravissima, soprattutto in questo periodo. Perché all'interno vivono esattamente come delle favelas. Ci sono delle baracche, non hanno il riscaldamento, non hanno l'acqua corrente. All'interno di queste situazioni c'è prostituzione minorile, c'è spaccio di droga incontrollata, non si parla di cannetta o la c***a, parliamo di situazioni al limite e questa roba non è assolutamente romantica. Io associare la romanticheria della bellezza da favelas, quindi la bellezza in povertà, quando poi in realtà nella favelas non c'è questa questa non c'è romantico. Bellezza di nessun tipo nella favelas, sono baraccopoli di bambini che aprono i rifiuti per mangiare. In Italia c'è questa roba, usare parole a caso perché suonano bene senza poi pensare che fai la figura del Fada, con tutto il rispetto per la canzone che è anche bella, orecchiabile, fatta con tutti i crismi, però era proprio quello che avevo detto del mio incubo senza ancora ascoltarla. Ma è possibile che siano così cliché, stereotipati, autostereotipati? Sei già cosa senza sapere? Secondo me non è una questione di mettere una parola a caso. Secondo me la realtà è che la gente in Italia pensi, e io non sto parlando di Jaime perché penso che Jaime abbia qualche anno in più di Shiva, la gente abbia una visione distorta di alcune situazioni al limite credendo che siano effettivamente
solamente delle situazioni romantiche oppure non così difficili. Andare a paragonare una bellezza da favelas quando in realtà un club, esatto, una che va con le Balenciaga nel club a ballare, questi pensano che i peggiori bar di Caracas dove ti vendono il pampero, fai gli sciottini e rimorchi la tipa col frero, è un'altra cosa da favelas. Quindi non lo so, è come dire boh, beh, sei una bellezza da Chernobyl, è la stessa roba. Porca p***a, che merda. Con tre occhi qua, tutto un grappolo di orecchie sul collo. No, però non stai dicendo una stupidaggine, è veramente così. Lo so, così. Cioè, io non dico le cazzate, però loro sì. Qua siamo davanti a una canzone che funziona, il pezzo è certo, bello, le due voci sono una bomba. Shiva ha interpretato perfettamente, Jaime neanche lo diciamo perché Jaime è forte, lo sappiamo. Andri spacca, la produzione mi ricorda l'R&B americano. Secondo me quello che vuoi dire tu è, perché questi poi fanno il muso lungo e se la prendono quando dicono le minchiate e poi glielo fai notare? Quando usi parole a caso e poi arriva uno di 40 anni e ti dice, ma perché usi parole a caso, che fai la figura del m***a? Se non sei un m***a e sai fare il rap, fammi il rap figo. Ma scusa, ma se la difesa poi di questa persona è dire io ho 20 anni faccio il c***o che vuoi, ma tu cosa gli puoi dire a una persona così? Io posso sbagliare. E allora io posso dirti che sbagli, che c***o. Cioè io non lo so, io, ma anche la giustificazione ho 20 anni. Oh raga, io non sto, no. Io esco ai pazzi. Cioè io esco ai pazzi. Cioè io ho 20 anni. Ma tu ma vai a piangere davanti ai tuoi follower che gli hai detto, ti hanno detto che hai fatto cagare. Oh, hai fatto cagare con quella canzone. I tuoi follower ti hanno detto che hai fatto cagare. Ti ha messo più dislike che like e tu ancora stai piangendo con tu e l'altro amichetto. Abbiamo troppo primi. Oh, fa schifo al c***o. Hai fatto in 2 minuti quella canzone di merda. E ancora stai piangendo davanti a tutti e te la prendi pure che dicono che sei un c***o. Che piangi, mamma mia. Ma a parte il piangere, che per carità piangere è concesso, a 20 anni può anche piangere, no? Io a 20 anni posso anche piangere pure. No, io pensavo piangere, che gli unici due che piangevano era Lolo e Cane Secco. Mo si è messo pure Shiva e Michele. Che cazzo, vabbè, porco cazzo. No, il discorso è questo: se tu dici le cazzate non puoi rompere i coglioni quando la gente te lo fa notare, perché poi siete tutti bravi, tutti fighi, tutti malandrini, tutti qua. Però se dici le cazzate, cosa bisogna dirti? Ah, grande, fai bene, tanto hai 20 anni, dile cazzate, dai. Esatto, hai capito. Hai 20 anni, dile cazzate. No, hai 20 anni, dici le cazzate, arriva uno di 30, ti dà un coppino. Torniamo a 3 anni fa. Questa canzone è una merda. Sai perché è una merda? Sai perché è una merda questa canzone? Perché vai nel club proprio come l'incubo, perché io faccio gli incubi, poi non dormo la notte, sono stanco. Io leggo Cic, titolo di Shiva, di coso, che parlo mai solo di fregna. Allora, andiamo nel club a ballare con la borsetta di Gucci che mia mamma mangia pane e cipolle per comprarmela. Io vado in giro a far finta di fare la ricca, mi bevo i gin tonic e metà ghiaccio, ho fatto tutta quella finta di essere ubriaca per legittimare le puttanate che poi vai a fare nei bagni. Allora vaffanculo. Io fumo le sigarette, fumo le canne, sono un palazzino, non ho freno, c'è il ferro. Sì, cosa fa la guardia giurata al Carrefour che c'è il ferro, pure Boubacar c'è il ferro. Non è che me la vado a bullare in giro. Sentiamoci grandi, abbiamo 20 anni, fumiamo. Siamo grandi, siamo fighi. Sei un coglione, sai perché? Perché dici le coglionate. E se dici le minchiate, sei un coglione. Quando dici le cose fighe, sei un figo. Quando dici le minchiate, sei un m***a. Se tu fai il m***a, la gente ti dice sei un m***a, e hanno ragione. Facciamo una bella cosa. Bella la canzone però, Dovete sempre, bene. Esatto, dovete sempre prendere con le pinze quello che diciamo. Quello che sentite adesso sono nostri pareri personali di gente che si è vissuta 36 anni di calci in culo e palate in bocca. Quando facevano una cazzata gli veniva fatta notare e si modificava il tiro per sistemarla. Questi si sentono legittimati a dire cazzate, a fare gli errori. Dire le cazzate, certo. Fai, dire cazzate che vai, dai che vendi, dire cazzate, certo, che vendi. Sai, certo, che vendi? E infatti dopo una stagione, ecco, sparite. Tu mi dici, Barlo, non capisci un cazzo di musica perché questa canzone è figa, tu hai detto che fa schifo. No, la canzone è una bomba. Aspetta. Io ho detto questa canzone non mi piace, non perché la canzone in sé è brutta, è scritta male, o è rappata male, o è prodotta male, o è spinta male. Anzi, tutt'altro. Io ho detto, questa canzone mi fa schifo perché questa canzone è fatta per un pubblico di minchia. Siccome questa canzone non è fatta per me, ma è fatta per i minchia, essendo una roba fatta per i minchia, io non la mangio. Come quando vado al supermercato, mi compro la birra doppio malto, non mi compro l'omogenizzato. Tutto vero. Quindi ti dirò, Barlo, vuoi l'omogenizzato? No, mi fa schifo, voglio una doppio malto. Allora, voi mangiatevi l'omogenizzato, trito e ritrito, che sa di merda, perché per voi va bene quello, perché dovete ancora crescere, quindi mangiatevi la merda, proprio senza i denti. Come i denti li ho, mi ci apro pure le birre, mi ci compro le birre. Canzone è talmente bella che io la metto anche
anche in playlist nella top 50 rap italiano Arcade Boys, perché al di là del fatto del testo e del fatto che non ci piacciono determinate tematiche e come vengano trattate, il pezzo suona. Il pezzo lo metti in un club, lo metti sulle casse con i tuoi amici, quando si potrà uscire di casa, il pezzo suona. O e sarà quando anche... avete degli amici. Esatto. Almeno si piglia 4 soldi, Jame, poverino, che è uno dei pochi bravi, ha deciso ormai, piuttosto che delle cazzate parlo solo de Fregna, ed è l'unico che si salva, Jaime. In tutta sta scena, Jaime è uno dei pochi che si salva, che ha detto coscientemente, al posto di dire le minchiate, parlo solo de Fregna. Due pollici in alto per Jaime. Due pollici in giù per chi piange. Negli occhi. Comunque, con tutto sto parlare di Fregna, Barlo, mi è venuta voglia di bermi un drink. Che drink mi consigli? Un drinkino, uno sbagliato, che è come quando vai a Fregna, però poi ti trovi il trans, perché vai a ballare latinoamericano, sai lì, è ambiente un po' così. Ti mando un tutorial su come fare gli sbagliati nei club per fare colpo sulle 17enni e sentirti un uomo vissuto. Sì, ma scusami, chi me lo fa questo tutorial? Cioè, non è che lo prendi uno a casa. Davide De Luca te lo fa. Jamie Tights? Davide De Luca. Jamie Tights, Davide De Luca si io chiama. Non lo so come lo chiamate voi, io lo conosco, il ragazzo si chiama Davide De Luca. Vabbè, poi mandami sta clip. Non lo so. Cazzo ne so, manda sta clip. Ciao! Buonasera ragazzi, non mi aspettavo di trovarvi così presto. Beh, dato che siamo in anticipo, possiamo parlare di me stesso, sciogliere un attimino il ghiaccio. Io sono Davide De Luca, dell'IPS Ravizza di Vignale, un istituto in cui si sfornano i migliori barman del mondo. Conoscete qualcuno che abbia finito la scuola adesso e sia qui a Novara a lavorare? No, sono tutti in giro con le Bugatti. Oggi vorrei illustrarvi un cocktail così sbagliato, ma così sbagliato che è perfetto. Il suo nome è Negroni Sbagliato. Il cocktail nasce a Milano negli anni 60, nel Bar Basso, grazie al proprio creatore, Mirko Stocchetto, un grandissimo bartender. Probabilmente anche lui ha fatto l'IPS Ravizza di Vignale. E differisce dal Negroni classico per la presenza dello spumante Brut al posto del tanto amato gin. Procediamo con la preparazione, ragazzi. Mettere 4 cubetti di ghiaccio in un tumbler medio, versare al proprio interno quando il bicchiere sarà bello fresco, bitter Campari e Martini Rosso. Per poi aggiungere alla fine una delicata mescolata che unisce i due sapori. Perché alla fine arriverà un terzo compagno di avventure e quello si chiama spumante Brut, ragazzi. Brut è sinonimo di italianità, delicatezza, passione, ragazzi. Passione. Dopodiché guarnire il tutto con una fetta d'arancia e servire. Nello specifico, la preparazione viene suddivisa in un terzo e un terzo. Quindi 3 cl di ogni ingrediente. Quindi non demordete. Non sapete cosa fare? Tutto uguale, ragazzi. Facciamo chiarezza. La denominazione Brut deriva da grado alcolico, concentrazione zuccherina e qualità. Il Vermouth, invece, è un vino piemontese aromatizzato creato nel 1786 a Torino ed è riconosciuto come prodotto agroalimentare tradizionale italiano. L'ultimo ingrediente, invece, è il Campari. Si tratta di un bitter ottenuto dall'infusione di erbe amaricanti. Bastano solamente questi 3 ingredienti fantastici per fare bella figura insieme agli amici, la ragazza o sul luogo di lavoro. Noi ci vediamo la prossima volta. Io mi scuso con il mio prof per il ritardo. Mi scusi, prof, ma lei mi conosce. Siamo fatti così. Siamo pieni di energie e a volte siamo anche troppo stupidi.